L'unico. Ok, facciamo il fattorino per i combine. Abbiamo anche il Nightbot. Perfetto. Che cazzo? Aia! Ok, questo è pazzo. Questo è pazzo, picchia la gente senza motivo con il bastone elettrico. Ok, è pazzo. Cosa c'è in questo pacco che si agita? C'è qualcosa di vivo in questo pacco. Faccio io. Con che voce glielo dice poi? Allora, lo vogliono questo pacco, insomma. Tieni. Pieti questo pacco. Prenditi questo pacco, fottuto Barney di merda. Cioè, il pacchetto è sigillato da entrambi i lati, guardate, c'è lo scotch da questo lato e anche da questo lato. Cioè, geniale. Cioè, a seconda del lato in cui del lato che apri trovi roba diversa. C'è sigillato da entrambi i lati. Bellissimo. Io se posso metterlo sulla lampada. No. Vabbè. Dunque, sembra che stia reggendo comunque lo stream a 30 fps. Io me lo porto questo. Un po' come nell'episodio 1 o il 2, non mi ricordo quale, che tipo puoi portarti un gnomo per tutto il gioco e poi ti dà anche l'achievement alla fine. Ok, sì, mi porto il pacco. Spero che non si sfracelli atterrando. Ok. Andiamo. Me e il mio pacco. Caricamento extra lungo. Permesso, c'è un pacco per Dottor Brin, devo andare a consegnarlo urgentemente alla cittadella. Fammi passare. Fammi passare. Ehi! Se vuoi la lattina? Vuoi la lattina, eh? Vuoi la lattina? Vuoi la lattina? Ecco, vai, vatti a prendere la lattina, vai. Vai, vai. Se vuoi la lattina, vattela a prendere. Fammi passare. Ok, allora io passo. Mi spiace, vado. Devo consegnare questo pacco urgentemente al dottor Brin alla cittadella. Non ho tempo da perdere con idioti. Ehi, mi sta inseguendo! È inquietante questo tizio. Mi sta inseguendo per tutta la stanza qua. Non so neanche cosa dovrebbe essere questo posto, comunque. La stazione. Ok, usciamo dalla stazione. Eccola, la cittadella. Si vede ovunque, in qualunque parte guardiate si vede, come se tipo si teletrasporta in tutti, in tutte le direzioni.
Dov'è? Voglio vedere il dottor Breen. Voglio vedere Breen. Finché è ancora vivo. Trovo utile in questi tempi ricordare me stesso che il nostro vero nemico è l'istinto. È accecato questo Flash. Vattene. Cucinavamo i nostri primi pasti su un misero fuoco. Doffilavamo bastoni dalle pareti della nostra caverna. Ma inseparabile dall'istinto è la sua gemella malvagia, la superstizione. L'istinto è inestricabilmente legato a impulsi razionali e oggi è palese a tutti la sua vera natura. Interessante. L'istinto si è reso conto della propria irrilevanza e come una bestia in trappola non si arrenderà senza combattere. Ah, sì. E poi? L'istinto infliggerà una ferita letale alla nostra specie. E quindi cosa dobbiamo fare? L'istinto crea da sé i suoi nemici e ci spinge a batterci contro di loro. E di conseguenza cosa dovremmo fare contro questo istinto? Che l'ignoto è una minaccia anziché un'opportunità. Ho capito, quindi? L'istinto ci porta assolutamente lontano dal cambiamento. Vuoi arrivare al punto, Breen? Cosa dobbiamo fare? L'istinto deve essere estirpato. Oh, deve essere estirpato, ok, sì. Combatterlo con le unghie e coi denti, a cominciare dal bisogno più vile, quello della riproduzione. Dobbiamo ringraziare What i nostri fattori perché ci consentono di allontanare questa forza opprimente. Essi hanno esorcizzato i nostri demoni in un solo colpo. Ci hanno dato la forza per vincere questo demone che da soli non avremmo mai provato. Sì. Bene, io me ne vado. Interessante, Breen. Interessantissimo. Io però me ne vado perché ho qui questo pacco per te. Devo ancora consegnarti. E quindi, se continui a sparare tutte queste scemenze, te lo puoi scordare questo pacchetto. Ok, ti porto la physics gun di Gmod. Ti porto. Bene, andiamo. Non mi ricordo da che lato, forse di qua, sì. Sì, di qua. Che sta succedendo là dentro? Voglio vedere cosa c'è là dentro. Aia, voglio vedere cosa c'è là dentro. Ho detto che voglio vedere cosa sta succedendo là dentro. Mi costringe a usare le maniere forti allora, Mi costringe a lanciarti questo pacco addosso. Tieni. Non sono un cittadino, io sono Gordon Freeman. Sono... C'è uno Strider! FIFA! Vai, mettiamo al sicuro il pacco dall'altro lato. Andiamo. Sto davvero portando in giro questo pacco per tutto il gioco. Dovrei cambiare il nome alla live, chiamarla tipo... Portiamo in giro... i pacchi per tutto il gioco. Anzi, la rinomino subito. Rinomiamo subito la live. Portiamo in giro pacchi per tutto il gioco. Aggiorno. Ok. Ok, andiamo.
Bicicletta. Questo cos'è? Un pacchetto più piccolo. Un pacco ammaccato. Anche questo sigillato da entrambi i lati. Ovviamente. Bene, visto che questo è Half-Life 2, è il momento di fare qualche scemenza. Se riesco a mettere questa cosa, ecco, in piedi. Mettiamo il pacchetto qua dentro. Ecco qua. Mettiamo il nostro pacco sopra quest'altro pacco. E mettiamo il pacco più ammaccato. Ops, ho chiuso la porta. Ah, ovviamente la porta non ha cardini, si può aprire da entrambi i lati. Geniale. Tecnologia combine. Non la capirò mai. Ecco qua. E adesso facciamo il super corriere. Ho fallito. Come non capirò mai questi locchetti. Ho fallito. Ho fallito. Ho fallito. Niente, non sono degno di essere un super corriere. Non posso portare neanche tre pacchi insieme. Ups, ho rotto la tazzina. Ma che bella valigia. Bella, bellissima valigia. Ops. Ancora parla di istinto questo. Quando è Gerry Scotti in TV? Voglio vedere Gerry Scotti. Ok, quella è una macchina bellissima, altro che Lamborghini. Quella è una vera macchina, quella. Quella lì. Quella lì. Ti rubo una sedia. Posso? Scusa, mi serve una sedia. Non mi fissare così. Ok. Allora, questo è il nostro pacco che ci porteremo in giro per tutto il gioco, quando ho capito bene. Mettiamolo comodo sulla poltrona per ora. Ok, bene. Vai. Annazione, stai sulla poltrona, cazzo. Stai sulla poltrona. Oh. Beh, vedo che capisci. Ok, il materasso non si può sollevare. Che è sta roba? Roba inutile, non serve. Un quadro. Un quadro, una cornice di un quadro. Una cornice senza quadro. Ok, sì, è una cornice senza quadro. Bene, facciamo così. Se riesco a rompere il tavolo con una cornice, sono un super Gordon Freeman. Avanti, dai. Rompiamo il tavolo con una cornice. Beh, dato che non posso sollevarlo, proverò a spingerlo giù dalla finestra. No. Mi serve qualcosa per sollevarlo. Non funzionerà mai.
Infatti, no. Ups. Ne ho abbastanza. Non smetta! Basta! Non smetta! Attenzione, ok? Attenzione, ok? Ne ho abbastanza! fa troppo ridere il doppiaggio italiano di Half-Life 2. Fa troppo ridere. Quale motivo appendono i quadri delle cornici di quadri? Che arte è questa? Cos'è sta roba? Ne ho abbastanza. Ok. No, non riesco più a prenderlo. Divano non si può sollevare. Ok, posso sollevare questi. Questi dovrebbero far male in teoria. Poi hanno tutti la stessa voce. Hanno preso un doppiatore solo per doppiare tutti questi personaggi di qua. Hanno tutti la stessa voce. Ecco qui. La magnifica pentola fluttuante. La meravigliosa pentola fluttuante con un blocco di cemento armato sopra. Ops. No, no, no. Ok, ha perso l'equilibrio. No. No, no. Non ci sta più. Vabbè. Perché posso prendere tutte cose tranne questa bottiglia? Per quale motivo questa bottiglia non è un oggetto fisico? Non sarò soddisfatto finché non avrò rotto tutte le finestre di questo appartamentino. Ecco qua. Adesso sono soddisfatto. Avete finito tutto il sushi, eh? Maledetti. Maledetti. Detti malamente. Questa è una teiera. Una teiera molto rotonda. Attenzione, ok? Ah, questi di qui, sparati con la gravity gun, macchiano i muri. Vabbè, facciamo una cosa, tanto stiamo cazzeggiando. Ecco qua. Visto che tanto stiamo cazzeggiando. Ecco, ora posso prendere anche il materasso. Thank you.
Vediamo se riesco a buttarlo fuori dalla finestra. Attenzione. Merda. Ok. No, divani e poltrone non li posso prendere. Posso prendere il radiatore, che giustamente è un termosifone, non è collegato a nessun impianto, quindi è un termosifone portatile che non si collega a nessun impianto, non ha tubi, non ha niente, e si può spostare, portare ovunque, non ha neanche spina elettrica, quindi non è neanche una stufa. Beh, fantastico. Guardate che hitbox che hanno i personaggi in Half-Life 2. Questa è l'hitbox che hanno questi personaggi. Possono far fluttuare i termosifoni sulle loro teste. Forse con un po' di pratica. Sì, con un po' di pratica riescono a far fluttuare. Ecco qua. Ups. Bellissimo, è riuscito a farlo atterrare preciso sul muretto. Oh. Ecco qua. Ci è riuscito. Ragazzi, ci è riuscito. Sta facendo fluttuare il termosifone sulla sua testa. Grandioso. Comunichiamolo anche al nostro co-presentatore, che è assente. Ehi, un tizio sta facendo fluttuare un termosifone sulla sua testa su Half-Life 2. È fantastico! E siamo anche qui in live ed è tutto vero, è tutto reale. Ok. Adesso lo sa anche Turbofa. Perfetto. Allora, non si possono... Non si possono rompere queste. Ok, quello si può rompere. Questa non si può rompere. Ma io vorrei capire una cosa. Comunque, in ogni caso, no? Per quale motivo qualcuno dovrebbe avere una porta comunicante con l'appartamento accanto? Cioè, potrei capire che magari è un muro che è rotto e quindi si entra nell'altro appartamento da questo, perché è un muro che comunque è rotto, ma no, è veramente una porta, cioè un ingresso di porta. Non ho mai capito questa cosa, sinceramente, per quale motivo a City 17 esistono appartamenti comunicanti. Questa è una cosa che non riesco a capire. Per quale motivo dovrebbero esistere delle porte che collegano i salotti di due appartamenti? È una cosa che non ha senso. Allora sì, la vernice. Dove è finita? Faccio vedere la vernice come macchia ai muri. Ecco qua, guardate, è fantastica. Splat. Comunque ha un buon equilibrio questo qui, ha un ottimo equilibrio, devo dire. Riesce a mantenere il termosifone fluttuante sulla sua testa per molto a lungo, quindi ottimo lavoro. Però la birra non la sganci, maledetto. Vediamo se riesco a farti, a darti anche qualcos'altro sulla tua testa. Vediamo un po'.
La candeggina. Ok. Questa roba qui. Questa roba qui. No, 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 sta prendendo equilibrio. Ok, no. Ok, vediamo se riesco a rimetterla in piedi. Non credo proprio. Non penso di riuscire a rimetterla in piedi. Ok. Più o meno, c'ero quasi riuscito. Dai, dannazione, mettiti in piedi. Ok, 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 perfetto. Perfetto. Quindi vediamo se riesce a reggere il peso anche di questa candeggina sul suo termosifone fluttuante magico. Bene, benissimo. Half-Life si gioca così, ragazzi. Il vero Half-Life si gioca in questo modo. E non è vero. Ok, un barattolo di... un barattolo di fagioli stufati. Facciamo finta che sia un barattolo di fagioli stufati oppure cibo per cani. Scegliete voi. Vediamo un po'. Dopo il barattolo di fagioli stufati, cosa possiamo mettergli? Questo pacchetto. Ah, ma è lo stesso identico pacchetto. È lo stesso identico pacchetto con lo stesso identico codice di spedizione di quello che era sotto nel pian terreno. What the fuck? Ok, ho capito. Uno l'hanno consegnato e l'altro no, però erano nello stesso ordine di spedizione perché avevano lo stesso codice di spedizione. Però uno è andato a destinazione e l'altro invece è stato... non lo so. Mettiamolo qua sopra. Mettiamo al limite le capacità... le capacità psichiche, magiche di questo tizio. Hai qualcosa da dire per il nostro pubblico? Eh? Ha fatto una bellissima faccia. Ha fatto una bellissima faccia. Questo è il nostro pacco. Il nostro pacco da consegnare a Brin. Quindi questo va salvaguardato. Ok, buttiamo fuori dalla finestra questo tavolo. O anche i pezzi di questo tavolo. Sì, direi i pezzi di questo tavolo. E tinteggiamo un po' questo posto perché non mi piace. Questa carta da parati fa troppo schifo. È peggio della mia. Ok. Che ne dite di un bel bianco? Un bel bianco... bianco papermate, eh? Che ne dite? Un bellissimo bianco papermate. Ecco qua. Una parete di questo colore, più bianco... bianco un pochettino grigio, bianco sporco, non so come definirlo. Vediamo se possiamo colorare anche la trave. Sì, perfetto. No, perso il mio barattolo di vernice. Ok. Comunque OBS Studio sembra che stia reggendo. Flavia. OBS Studio comunque sta reggendo, eh. Non sembra stia crashando. Ho perso di nuovo il barattolo di vernice. Vabbè, chi se ne frega. Vediamo se riesco a recuperarlo. Sì, sì, sì. Vieni qua. Vieni qua. Annazione, l'ho perso. L'abbiamo perso. Vediamo cos'altro può reggere questo tizio. Una padella. Una padella. Ok. Mettiamogli anche questo brick di latte.
Latte, sì, è milk proprio. È latte. La birra, ok. Oh, finalmente gliel'ho tolta quella bottiglia di birra. Il porta. Questo è un portarifiuti per esterni. È un portarifiuti per esterni. Cosa ci fa dentro l'appartamento? Dai, un portarifiuti per esterni. Vabbè, portarifiuti per esterni. Deve stare fuori. E mettiamogli in testa anche quest'altra. Questo contenitore di cose. Latte era caduto. Ok. Annazione, non riesco a far stare il latte al suo posto. Ecco qua. Perfetto. Questo merita una foto. Una, due, tre. E 4. E ovviamente la faccia soddisfatta del tizio. La faccia soddisfatta e sorridente del tizio. Gli mando direttamente la foto perché se no non ci crede. Ecco qui. Un po' che altro c'è da poter prendere. Uno stivale. Uno stivale. Per l'epoca in cui è uscito, comunque la fisica di questo gioco era spettacolare all'epoca. Ora non è più granché, però all'epoca era innovativa perché non c'erano giochi con una fisica del genere. Senti, buttiamolo questo latte. Vediamo se c'è qualcosa da poter prendere in prestito dai vicini. Fine della trasmissione di Brienne. Ok, è finito il programma di Brienne, quindi posso staccare e spegnere il televisore senza problemi. Anzi, regge anche questo televisore antico. Questo motivo adesso non è più un granché la fisica di questo gioco. Però all'epoca, 2004, quando è uscito, era spettacolare. Ma muori. Ho il potere. Un altro pacchetto. Sto cercando roba da poter accatastare ancora sul respawnato. Ho detto che devi stare morto, te. Devi stare morto.
Oh, fantastico, un altro televisore. Ancora. Questi combine veramente stanno iniziando a rompere. Rieccoci qui. Il nostro carissimo amico mago. No, è crollato tutto. Tranne questo. Ah, però. Non male. Vabbè, è il momento di continuare il gioco adesso e basta. Carichiamo. È durato abbastanza, dai. Dovrebbe essere qui. Ah, ecco qua. Lo metterò tra gli highlight, ok? Lo metterò tra gli highlight di tutto questo. Comunque il nostro pacchetto per Dottor Brin ce lo portiamo fino alla cittadella. Questo, indubbiamente. Questo è d'obbligo. Ok, andiamo. Ok, possiamo andare. Aspettami qua un attimo, pacco, devo fare una cosa. Ok, ho finito, andiamo. Oh, dannazione. Ok, eccomi. Oh merda, arrivano. Merda, 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 merda. Andiamo, andiamo, andiamo. Combine di merda. Scappiamo. Non avranno mai il culo di Gordon Freeman vivo. E neanche morto. Perché se morirò, morirò almeno dentro un'esplosione nucleare colossale alla cittadella. Ok. Proseguiamo per i tetti, facciamo parkour. Questo, benvenuti su Half Mirror's Edge Life. What the fuck? Penso di aver scoperto un nuovo glitch, il super salto. Ok, penso di aver appena scoperto il super, un nuovo glitch del super salto che non ho mai visto in nessuna speedrun. Se capissi come ho fatto, penso che potrebbe tornare comodo. Ok, non ho tempo per studiare come ho fatto perché ci sono i combine che mi sparano. Andiamocene, andiamocene in fretta. Andiamocene in fretta, via, 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 via. Via. Ho ripulito l'overlay di Twitch comunque. Tra parentesi. Al momento non ho un overlay. No, mettiamo al sicuro il pacco. Dov'è lo scatolo? No! Forse...